Allora, Maxi Scandali, un anno dopo, abbiamo parlato di un anno fa, abbiamo parlato del MOSE, dell'Expo, abbiamo parlato di Mafia Capitale, vi abbiamo mostrato le immagini sconcertanti di questo funerale del boss dei MOS, Vittorio Casamonica, collegato agli affari loschi di Mafia Capitale, capo di una tribù di Sinti, centinaia di persone, carrozza trainata dai cavalli, elicottero che buttava petali di rose e poi anche Rolls Royce e una banda che suonava Il Padrino. Alcuni commenti li abbiamo visti adesso online. La Bindi diceva: ma l'ostentazione del potere mafioso è uno schiaffo a tutta la nazione. Insomma, una polemica al calor bianco che domani troverete su tutti i giornali. Papi dei prossimi decenni chiederanno ancora perdono per aver fatto accogliere cani e porci agli italioti, basta Italia, viva Veneto Libero, eccetera. E l'altra notizia è che il primo ministro greco Tsipras si è dimesso, ha detto me ne vado, dopo aver avuto questo aiuto finalmente da parte, terzo aiuto da parte dell'Unione Europea, ha detto sì, va, andate alle urne a settembre, decidete voi se vi va bene così, se abbiamo agito bene, mi riconfermate oppure mi mandate a casa. Questa è la mossa politica elettorale di Tsipras. Ora la Germania ci porta via anche i porti, finiremo come la Grecia. Comandante, finiremo come la Grecia? Io non penso, non penso certamente che finiamo come la Grecia, perché primo noi siamo la culla del diritto e questa è la cosa principale. E essendo la culla del diritto sono certo che Non ce la dico facciamo bene, ecco. uscirne. L'unica cosa che bisogna crederci è che di essere italiani. Bisogna crederci innanzitutto che l'Italia fa parte non dell'Unione Europea ma del sistema dell'Unione Europea. Perché prima sentivo parlare che siamo in Unione Europea, no? Finché non c'è una Costituzione europea non siamo Unione Europea, siamo X stati sotto una unica scritta che si chiama UE, ma non è Unione Europea nel vero senso della parola, perché quando non manca la legge fondamentale dello Stato, giustamente non c'è lo Stato. Questa è la prima Certo, cosa da mettere in campo. Poi ho sentito parlare di legalità e mi riferisco. Va di moda in questo momento il discorso delle spiagge. Allora, esiste una legge ben precisa. Io non voglio né accusare. Allora, le forze di polizia fanno quel che possono, però bisogna anche dire una cosa: che abbiamo anche dei cittadini che vanno a difendere, a volte forse in modo non corretto, questi signori. Perché io ho visto personalmente, quindi non nel Veneto, ho visto delle scene dove i bagnanti, anziché, non dico aiutare la polizia, per carità, lungi da me. Ma nel momento in cui i poliziotti stanno facendo il sequestro, questi hanno inveito contro i poliziotti, quindi non è corretto nemmeno questo. E un'altra cosa che mi sento di dire è: noi abbiamo bellissime leggi sul discorso dell'igiene, eccetera, poi vediamo sulle spiagge che quelle signore fanno massaggi su tutti i lettini con le mani sporche, eccetera. Ecco, cioè, questa è la cosa, io non mi lascio fare di certo, primo. Anche perché sappiamo cosa possono portare. Però questo. Però vorrei anche tornare a un discorso per cui sono stato anche invitato, no? Tutti Incidenti. sono. Beh, Sì, tutti guardi, stiamo. ricordavamo prima, oggi è morto un Sì. imprenditore di 41 anni sul Grappa, guidava una moto da cross di un amico e è finito contro un albero. Ieri un mestrino è finito col sidecar in Valposteria Esatto. dentro un foro. Insomma, l'altro giorno ce n'era una. Cioè, ogni giorno è una strage Anche continua. a Vabbè che Malcesine. siamo Guarda, destato, ma io anche volevo a venire Malcesine, a Malcesine qua, anche a c'era uno in Malcesine. terra con la moto. Prima di arrivare qua, c'era uno in terra con la Allora, moto, ci siamo fermati, cioè. li abbiamo tirato sulla moto, c'era uno col telefonino davanti a me. Si può utilizzare la moto oggi come oggi? Questa è una domanda che gli Allora, faccio. no, io vi Questa è una spiego bella, subito. secondo me. Allora, la domanda è semplice. È più pericoloso andare in moto che essere di Forza Nuova, glielo dico a qualcuno perché noi abbiamo molti nemici. Ma andare in moto oggi come oggi col traffico, e lei me lo insegna, Allora, è una pazzia. È una diciamo pazzia. che le statistiche che noi oggi abbiamo, vedi i dati Istat, indicano che nei mesi di luglio e agosto abbiamo la percentuale maggiore di incidenti stradali mortali in moto. Questo è il dato statistico. Sì. Secondo noi, vogliamo vedere i numeri, perché da bravi italiani lavoriamo sui numeri, abbiamo circa il 13% degli incidenti globali che sono dei motociclisti e il 5% dei ciclomotoristi.
Qui devo però fare un piccolo inciso. Da ieri, anzi dall'altro ieri, dal giorno 18, sapete che i nostri figli sedicenni possono portare il secondo passeggero nella motociclo con patente A1 o nel ciclomotore. Non voglio dilungarmi oltre, dico solo che siamo stati bravi o sono stati bravi a fare questa legge, però non hanno ancora fatto la legge sull'omicidio stradale, che secondo me è quella più importante. Io sono uno di quelli che si sta battendo a livello nazionale assieme agli amici dell'ASAPS sul discorso dell'omicidio stradale, che noi in Italia non abbiamo. Questo è grave, questa è la cosa grave, perché adesso abbiamo dei sedicenni che portano i due figli sul ciclomotore, che poi andremo, come forze di polizia intendo, a avvisare due genitori. Scusi, ecco, ma cosa c'è dietro questa scelta di far portare... onestamente nulla che abbiamo capita. Qualcuno dice che c'è un interesse perché voglio fare la circolare in autostrada, altri, ma tanti ciclomotori sono già omologati per due persone. Però io vorrei anche discutere con qualche legale. Io spero che prima o poi arriverà anche qualche sentenza della Cassazione o della Corte Costituzionale, perché, scusate, il codice civile dice che fino ai 18 anni non siamo maggiori di età, o sbaglio? Articolo 2 dice che la capacità di agire ce l'hai con la maggiore età, anni 18 in Italia. A 16 anni quindi tu non puoi portare un secondo passeggero. Addirittura noi non possiamo contestare le contravvenzioni agli info 18enni, cioè dobbiamo solo dare l'avviso e poi notificarle non alla patria potestà, perché è cambiata la legge, giustamente, c'è la responsabilità genitoriale. Ecco il motivo. Cioè, quindi io qui vorrei vedere il futuro. Aspettiamo il primo incidente mortale? Sì, forse sì. Questo è grave. Però è questo che stiamo pagando. Una cosa però è certa. Un secondo solo ti rubo, stretto stretto. Spesso e volentieri usiamo le moto senza le protezioni, e oppure usiamo le moto senza fare un tutt'uno con la moto. Io amo la moto, però prima di partire con la moto devi avere tutti gli accessori e soprattutto conoscere la moto. Certo. Scusa se ti ho rubato. Ha fatto bene, comandante. Città invasi da cattoni e delinquenti, grazie PD. Allora, vediamo cosa ha fatto il nostro amico Sammy Basso. Sammy Basso è un ragazzo grande, affetto da invecchiamento precoce, ma lui non se ne fa un problema, è un ragazzo eccezionale sotto tutti i punti di vista. Oggi è stato a Venezia, vediamo, raccontiamo un po' la sua giornata. Una giornata a Venezia per scoprirne le bellezze, dall'isola di San Giorgio alla stazione marittima per conoscere i segreti delle navi da crociera e poi un ritorno con festa di giochi d'acqua. Tutto organizzato per Sammy Basso, il ragazzo di Tezze sul Brenta affetto da progeria, la malattia che causa l'invecchiamento precoce, e i suoi genitori. È stato forte, mi ha fatto tanto male, è stato veramente bello vedere Venezia da un altro punto di vista. Venezia è sempre Venezia, è stupenda, comunque, però no, è veramente interessante. È stata una bella sorpresa quando ce l'hanno proposta e noi abbiamo subito accettato perché Venezia è meravigliosa, dunque è un'occasione da non perdere. La staffetta, con lo scopo di raccogliere fondi, è stata organizzata dall'associazione Amici del Porto e della Laguna. La comunità del Porto di Venezia è una comunità molto vasta e molto solidale storicamente, e quindi ci è sembrato molto giusto collaborare con tutte le altre organizzazioni, reparti di questa realtà per dare risalto a questo problema. Oltretutto la comunità portuale è una comunità globalizzata che ha contatti attraverso le navi da crociera con tutto il pianeta, e il problema della progeria è un problema planetario. Siamo riusciti a creare questa stupenda manifestazione e volendo dimostrare a tutti che Venezia ha un cuore, ha un'anima, e che è importante riuscire a lanciare questo messaggio che il porto non è solamente navi, non è solamente polemiche, ma è vita e solidarietà. La progeria si chiama invecchiamento precoce, è una malattia genetica rarissima, però bisogna ovviamente studiarla, perché la ricerca non aiuta solo i pochi casi di progeria, ma aiuta tutto il mondo, perché se non è chiamato precoce le cose sono molto collegate. In tutto il mondo ci sono circa 70 casi di persone affette da questa sindrome, 5 in Italia. Lo scopo è quello di raccogliere fondi, ma soprattutto far conoscere alla più persone possibile questa malattia, che è molto rara, poco conosciuta, quindi
tutte queste iniziative servono molto a questo scopo, quindi grazie mille agli organizzatori che ci ha proposto di fare questo. Poi un salto sulle spalle di papà alla scoperta di nuove avventure. Grandissimo Sam, intervistato da Ilaria Marchiori, torna a trovarci perché sei stato qui a Focus, e hai fatto un botto di ascolti ovviamente perché tutti ti hanno seguito e tutti ti vogliono molto bene. Allora, guarda, io proprio devo ringraziare Sam, ma devo ringraziare, sono presidente della Regione Veneto, dell'IPA, che sta per International Police Association, cioè un'organizzazione internazionale dove non c'è distinzione né di gradi né di divise. E devo ringraziare l'esecutivo locale di Vicenza perché ha organizzato una serata in favore di Sammy per far conoscere la malattia, dove tutti abbiamo partecipato e speriamo di partecipare ancora, perché questo è il nuovo motivo. E poi un grande ragazzo, quello straordinario. Direttore, allora, chiedo scusa, a proposito di malattie rare e quant'altro. Rapidi perché abbiamo pochi rapidissimo, minuti. Avevo piacere poi, se ritenete opportuno di diventare genitore, stiamo parlando di Veronica, 12 anni, poi tra l'altro è di Casale sul Sile, che è affetta da una malattia che è una malattia metabolica che si chiama aciduria metilmalonica. È stata dichiarata disabile al 100%, i genitori stanno combattendo con la burocrazia quotidianamente e la ciliegina sulla torta è stata bocciata alle scuole medie perché non ha frequentato continuativamente la classe. Allora, ci pensiamo e la invitiamo senz'altro, invitiamo i genitori per aiutare magari a sensibilizzare poi anche l'opinione pubblica poi, da questo problema, perché gli hanno tolto l'accompagnamento anche del pulmino e quant'altro. Questa povera ragazzina, bambina, che doveva andare un giorno sì un giorno no in ospedale, i professori, nonostante il medico avesse sconsigliato vivamente di staccarla dai propri compagni di scuola, hanno deciso di bocciarla. Questa è una cosa paradossale, io non so, non solo che coscienza, che cuore, che professionalità abbiano avuto questi professori. Allora, tra l'altro noi abbiamo avuto qui in studio anche Bebe Vio, che è una grande campionessa di scherma, un'altra ragazza straordinaria che dà un esempio che tutti dovremmo seguire, quello del coraggio, della forza, dell'indifferenza per tutto il chiasso, il clamore che c'è attorno a questi casi, tanta retorica, tanta ipocrisia. Ma l'esempio di questi ragazzi normalissimi che ci fanno capire che cos'è la vita e come bisogna affrontarla nel bene e nel male. Allora, Semenzato, Maxi Scandale un anno dopo, il Mose, tutto quello che è successo, no? Orsoni, citiamo anche Gian Piero Marchese che era tesoriere del PD, anche lui coinvolto in questo scandalo, e perché vanno citate un po' tutte le persone che sono state coinvolte. Adesso Brugnaro, su cosa si sta impegnando in particolare? Cioè, qual è l'obiettivo principale dopo questi primi giorni, insomma, di chiamiamolo allenamento, visto che è l'allenatore di una squadra di basket? Io mi auguro per Venezia che Brugnaro si stia impegnando soprattutto sulla sistemazione del bilancio. Sì. Non sono qui a dire e a sperare di diciamo diminuire i debiti di Venezia, ma se non altro di tenerlo così com'è. Come ripeto, secondo me per ora si sta muovendo bene e adesso non so che posizione prenderà ad esempio sulle grandi navi, che sicuramente sono un problema per Venezia, però sono un problema anche per i 5.000 posti di lavoro che queste creano. In un momento di crisi come questo sicuramente bisogna trovare una soluzione e spero che Brugnaro, che è un grande imprenditore, riesca a trovare questa soluzione. Allora, tra l'altro, sì, insomma, se ho capito bene, il suo progetto è quello di tenerle le grandi navi, di non farle passare ovviamente il bacino San Marco nella Giudecca, di farle andare lungo i canali petroli e arrivare alla marittima. Sì, il problema è che se guardiamo sempre questo famoso canale Contorta, come hanno deciso di farlo? Hanno deciso o no, è ancora? Non è ancora, come vorrebbero farlo, diciamo.
creerebbe degli scompensi non indifferenti per la laguna. I problemi di fanghi. Esattamente. Esattamente. Bisogna trovare un'altra soluzione. Bisogna trovare assolutamente un'altra soluzione. Ma la soluzione forse però, c'era qualche, non più tardi di due anni fa, nel momento in cui, quando si pensava al Palà Lumière di Cardano. Perché non è stato fatto? Io sono un amante di Venezia, ma dico, siamo a distanza di tot chilometri, non disturba niente nessuno, cerchiamo di rendere un'area che è un'area disastrata da quello che è stata la chimica degli anni 50 e creiamo un palazzo avveniristico e arriva direttamente dal canale di petrolio e arriva direttamente tutte le navi che vogliono. Il porto offshore secondo me non è una soluzione, in quanto c'è la rottura di carico anche per i trasporti, verrebbe a costare troppo, le compagnie ad ogni modo non verrebbero più a Venezia, perché uno dei punti per cui le grandi compagnie di crociera vengono a Venezia è appunto il passaggio per Piazza San Marco. Di conseguenza io dico che piuttosto di trovare altre soluzioni che fanno più danno a Venezia è meglio continuare a farle passare per il bacino San Marco a questo punto. Vabbè, vedremo poi come andranno le cose. Fabio Venturi, allora a livello... Noi non abbiamo il problema di navi, è vero? No, no. Però a livello regionale volevo dire il fare, che obiettivi si pone? Noi siamo appena nati perché abbiamo presentato il movimento a fine luglio, abbiamo presentato il simbolo e il nome, in questi giorni stiamo proprio lavorando ai contenuti, stiamo lavorando all'organizzazione, noi contiamo a metà settembre di essere pubblicamente su pubblica piazza, per cui all'esterno, per iniziare l'attività politica in tutto il paese, per cui non solo in Veneto. È chiaro, in Veneto partiamo in vantaggio perché comunque, avendo fatto anche l'esperienza delle regionali, abbiamo una squadra ben rodata che ha lavorato benissimo e da quelle basi partiamo, e da lì ci stiamo strutturando in tutta Italia. Noi ci porremo come comunque all'interno, ovviamente, come ho detto prima, del centrodestra, senza se, senza ma, al di là di tante stupidate che leggiamo e sentiamo, ma chiaramente si cerca di denigrare Tosi in tutti i modi, però è chiarissima la posizione di centrodestra. Diciamo da una vita che il centrodestra va ricostruito tutto, bisogna ripartire da zero, va ricompattato, vanno fatte le primarie, va scritto un progetto, un programma per provare a battere Renzi, che altrimenti rischia di governare da solo per una vita. Governare da solo perché gli abbiamo regalato il paese, perché la colpa è del centrodestra. Probabilmente all'inizio di settembre ufficializzeremo un'intesa con Raffaele Fitto, che non vuol dire la fusione dei due movimenti, ma ognuno rimarrà autonomo, per cui noi proseguiremo con il nostro movimento, con il fare di tutta Italia, e lui col suo movimento. Metteremo insieme le forze solo alla Camera e al Senato, per dare un po' di forza anche all'azione politica di contrasto al governo Renzi, mi scappava Berlusconi, non so perché, e questa è l'azione politica. Ovviamente ci piacerebbe, l'obiettivo è quello di riunificare tutto il centrodestra, cioè partire da questa base, cercare di ragionare con tutto il centrodestra per ricompattarlo, per andare insieme, per vincere, perché l'Italia credo che abbia ben chiaro, gli italiani in particolare abbiano ben chiaro che l'esperienza Renzi sta finendo, è finita la parte del chiacchiericcio, è rimasto poco purtroppo. Qualche riforma è stata tentata, ma i risultati sono scarsi, questa è la verità. Renzi ha dato un input estetico ma non sostanziale, per cui è ora di ricostruire il paese. Riteniamo che il paese vada guidato da una persona scelta dai cittadini, cioè attraverso le primarie. Quando dico tutto il centrodestra intendo tutto, intendiamo noi tutto, per cui tutti quelli che si riconoscono del centrodestra, Fare, Fitto, certo, Berlusconi, Fratelli d'Italia, ovviamente la Lega, se NCD deciderà di stare nel centrodestra, NCD, se deciderà di stare nel centrosinistra, certo, nel centrosinistra, cambierà nome. Senta, Tosi si era proposto come leader del centrodestra, rimane un obiettivo quello? Si propone queste primarie sicuramente, Flavio Tosi, certo, si propone le primarie, che è giusto che ci siano, perché altrimenti imponiamo come sempre un leader scelto in una stanza o nell'ufficio magari di Berlusconi. Invece, perché sento parlare di Paolo Del Debbio, di un suo collega direttore, però chi è che l'ha scelto? L'ha scelto Berlusconi con Salvini a casa di chi? Cioè, va scelto dalla gente. Se Del Debbio se lui è il più bravo, è giusto che lo faccia lui, ma deve essere la gente a decidere, le primarie, e deve dirci come intende governare il paese, il centrodestra. Se lui ha più voti è giusto che lo faccia lui, ma se alle primarie partecipasse Silvio Berlusconi e fosse il più votato, è giusto che faccia lui il leader, perché la gente ha scelto lui. Se invece sarà Tosi, sarà Salvini, sarà la Meloni, sarà Alfano, sarà chiunque, è giusto che la gente lo scelga attraverso le primarie. Va bene, vedremo, mandiamo subito la finanza a controllare questo zingaro padrino, ovviamente di Roma,
altro che mafia. Dobbiamo chiudere, mi spiace, non possiamo andare avanti con altri interventi perché adesso partono i telegiornali, abbiamo ovviamente i problemi con i tempi, insomma, e con la pubblicità che deve subentrare. Grazie a tutti, grazie a Fabrizio, grazie. Bazzoni, alla regia, Monica Zambona, Gianni Bertagnin, a Cristian Allende in studio, a tutti i nostri giornalisti che sono fuori. Ovviamente domani ci ritroviamo per un'altra puntata, l'ultima puntata della settimana, e poi riprenderemo martedì prossimo. Vi abbiamo fatto vedere le immagini di un funerale che farà epoca, quella del padrino di Mafia Capitale, Casa Piccola, Vittorio Casa Piccola, fanfare, bande, petali di rosa, Casa Monica, un boss collegato appunto a Mafia Capitale, e ovviamente resterà così un altro segno di questa Italia che sta un po' andando purtroppo alla malora, per quanto vediamo noi ogni giorno, dandovi notizie che a volte non vi vorremmo dare. Grazie molte, buonanotte a tutti, arrivederci. Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.